una delle regioni top per quanto riguarda la produzione di vini bianchi. Amici appassionati di vino, ben trovati. Facciamo tappa in Friuli Venezia Giulia. Ci sono vitigni internazionali che convivono con vitigni autoctoni e tradizionali. Per quanto riguarda i vitigni a bacca bianca internazionali, troviamo sicuramente Chardonnay, il Sauvignon, il Pinot Bianco e il Pinot Grigio. Per quanto riguarda i vitigni autoctoni, la Vitosca, la Ribolla Gialla, la Malvasia Istriana, poi c'è il Friulano. Sicuramente ne avrete sentito parlare. Una volta era conosciuto come Tokaj, poi c'è stata una controversia con l'Ungheria, a seguito della quale può essere chiamato Tokaj soltanto un vitigno ungherese, quindi il nome Tokaj non può essere più utilizzato per indicare il Friulano. Comunque il Friulano è un vitigno autoctono che dà dei vini bianchi straordinari. E infine due vere e proprie perle, che sono il Verdurso Friulano e il Piccolit. Il Piccolit è molto particolare perché è caratterizzato dall'aborto floreale. Non tutti i fiori vengono fecondati e quindi la pianta produce pochissimi acini, e producendo pochissimi acini dà una qualità straordinaria. Per quanto riguarda i vitigni a bacca rossa internazionali, in Friuli Venezia Giulia troviamo Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, il Merlot e il Pinot Nero. Come vitigni autoctoni abbiamo lo Schioppettino, il Terrano, il Refosco dal peduncolo rosso, il Tazzeleng, chiamato così perché ha un tannino molto pronunciato, molto vivace. Tazzeleng significa taglialingue, quindi insomma un tannino che in bocca si fa sentire. Quante DOCG trovate in Friuli Venezia Giulia? Denominazione di origine controllata e garantita? Soltanto 4, non ce ne sono molte. L'Ison DOCG, che si caratterizza per un vitigno che si chiama Thai, il Thai bianco, esiste anche il Thai rosso. Il Thai è un vitigno che dona morbidezza e una buona sapidità. Nel caso di Ison siamo nella zona più occidentale, perché ci troviamo al confine con il Veneto. Ci sono poi le DOCG di Rosazzo, di Ramandolo e di Colli Orientali del Friuli Piccolit. Ci sono delle DOC particolarmente famose, di cui sicuramente avrete sentito parlare, il Collio o Collio Goriziano e poi i Colli Orientali del Friuli. Poi ce ne sono altre, magari un po' meno conosciute del resto d'Italia, ma sicuramente molto interessanti: Friuli Isonzo, Friuli La Tisana, Friuli Aquileia, Friuli Annia e poi la DOC del Carso. Esiste anche la DOC Prosecco, che copre un po' tutta la regione, quindi quando si parla di Prosecco si pensa solitamente al Veneto, giustamente, il Prosecco riguarda anche il Friuli Venezia Giulia. Il Collio si estende lungo le colline di Gorizia, risente dell'aria che arriva dal mare, e i vitigni che maggiormente lo caratterizzano sono Sauvignon, Chardonnay, il Pinot Bianco, e per quanto riguarda i vitigni autoctoni, la Ribolla Gialla, il Friulano e la Malvasia Istriana. Ci sono dei vini del Collio monovarietale che hanno un'uva soltanto, quindi può essere soltanto un Friulano, un Sauvignon, ma ci sono anche dei blend interessantissimi. Quindi diciamo che il Collio, veramente, citando Aristotele, si dice in molti modi, le interpretazioni del Collio sono tante e ogni produttore dà la sua impronta. La DOC Friuli Colli Orientali si estende nella provincia di Udine, e qui troviamo anche dei vini prodotti con uve a bacca rossa, per esempio lo Schioppettino, per esempio il Refosco dal peduncolo rosso, il Pignolo, ma anche in questo caso grandi protagonisti sono vitigni a bacca bianca come il Friulano, la Ribolla Gialla. E proprio la Ribolla Gialla merita una menzione particolare. Nella zona di Oslavia, e Oslavia si trova nel territorio goriziano, esiste quello che è considerato un riferimento vero e proprio di questo vitigno, che è la Ribolla Gialla di Josko Granner, e si deve a questo produttore la riscoperta dei vini macerati. I vini macerati sono quelli conosciuti come gli Orange Wine. E rappresentano una tradizione molto consolidata, soprattutto in Friuli Venezia Giulia. Di cosa si tratta? Beh, si tratta fondamentalmente di vini bianchi prodotti con la tecnica della macerazione delle bucce. Quindi immaginate un pochino dei vini bianchi prodotti con la vinificazione in rosso. Questi sono vini che hanno una colorazione ambrata, dorata, e spesso, soprattutto se c'è del Pinot Grigio, assumono delle tonalità aranciate. Ora, per questo video qui, ho scelto proprio uno di questi vini, Ograde, e il produttore è Skerke, uno dei maggiori interpreti dei vini macerati. In questo caso ci troviamo nella zona del Carso, quindi verso Trieste. Un blend che comprende Vitosca, Malvasia Istriana, Sauvignon e Pinot Grigio. Ogni vitigno ha una percentuale del 25%.
Proprio per quanto riguarda la produzione dei vini macerati o appunto dei cosiddetti orange wine, è stata riscoperta la maturazione in anfora. Alcuni fanno maturazione in legno, ma Josko Grafner ha sicuramente tracciato appieno la riscoperta di questa tradizione secolare. Per quanto riguarda invece la produzione di vini dolci, ci sono due chicche che ho già menzionato: Ramandolo di OCG, il Verduzzo friulano, e poi Friuli Colli Orientali Piccolit. Il Piccolit, questo vitigno così particolare, viene sottoposto all'attacco della Botrytis cinerea, della Muffa nobile, che lo arricchisce di profumi. Però è arrivato il momento di stappare. Profuma di arancia, di agrumi canditi, sentori che ricordano il miele, ci sono poi le erbette aromatiche, le spezie dolci date dal passaggio in legno. Fresco, sapido, buona persistenza, in bocca dura, il sorso ti accompagna per un po', non è uno di quei vini che ti muore subito, no, questo in bocca resta. Un vino del 2018, sicuramente un vino come questo è da apprezzare da giovane. Se avete questo vino qui o vini del genere, non aspettate troppo tempo, approfittate, stappate e godetevi. Io questo l'abbino un po' sciotto di tacchino all'arancia, può andare benissimo anche con una lata all'arancia, con carni bianche speziate, condite magari con del curry, insomma, ecco, da questo punto di vista sbizzarrite. Iscrivetevi al canale, lasciatemi dei commenti, ditemi cosa pensate di questo video, se avete già sentito dei vini del Friuli Venezia Giulia, quali e cosa ne pensate, e noi ci vediamo al prossimo video.